Salve a tutti, in questo nuovo video tutorial andremo ad affrontare le trasformate di Laplace col software matematica. Innanzitutto cominciamo con darne una definizione. Data una funzione f di t sui numeri reali con t maggiore o uguale di 0, la trasformata di Laplace è una funzione definita su un insieme continuo s dal seguente integrale. L'integrale tra 0 e più infinito della nostra funzione f di t che moltiplica l'esponenziale di meno st in dt. Lo svolgimento delle trasformate di Laplace all'interno del software matematica è immediato andando a richiamare quello che è il comando Laplace transform. Abbiamo quindi Laplace transform, vediamo con l'help questo comando. E in pratica permette di andare a effettuare la trasformata di una certa espressione specificando la variabile della funzione di partenza, nel nostro caso t, e la variabile della trasformata, ovvero s. Restituisce quindi questo comando quella che è la trasformata della nostra espressione che è passata come primo input al comando Laplace transform. Andiamo a questo punto a valutare la trasformata di Laplace per alcune funzioni basilari. Innanzitutto la funzione a gradino, che richiamiamo attraverso il comando unit step. Ricordo che la funzione a gradino è definita pari ad 1 per t maggiore o uguale di 0 e 0 per le t minori di 0. La variabile quindi è t della nostra funzione. Vogliamo passare invece alla variabile s della trasformata. Il risultato è pari a 1 su s. Questo è quindi il risultato della trasformata di Laplace della funzione a gradino. Andiamo ora invece a valutare la trasformata di Laplace, ad esempio, della semplice funzione t. Il risultato è 1 su s quadro. Ripetiamo questa volta con la funzione t quadro e otteniamo che la trasformata di Laplace di t quadro in s è pari a 2 su s al cubo. Di t cubo invece è pari a 6 su s alla quarta. A questo punto possiamo generalizzare andando a valutare quella che è la trasformata di Laplace di t elevato a un generico n e da qui otteniamo che questo è pari a s elevato a meno 1 meno n per una funzione gamma elevato a 1 più n. Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste la nostra funzione gamma. Questa funzione gamma dell'help ci viene presentata attraverso la seguente scrittura, ovvero gamma di z è la funzione gamma di z di Eulero. In particolare gamma di 1 più n coincide con il fattoriale di n, se n è positivo ed è un numero intero. Quindi possiamo sostituire gamma di 1 più n con il fattoriale di n. Di conseguenza, la trasformata di Laplace di t alla n sarà uguale ad s elevato a meno 1 meno n per n fattoriale. Andiamo ora invece a valutare la trasformata di Laplace dell'esponenziale di un coefficiente a per t. In questo caso abbiamo che è uguale a 1 diviso ad s meno a. Ed inoltre questa trasformata è valida unicamente se s è maggiore di a. Altre trasformate di funzioni basilari e importanti sono ad esempio la trasformata del seno di t che è pari ad 1 su 1 più s quadro. Possiamo generalizzare andando a studiare la trasformata del seno di a per t e in questo caso avremo a diviso a quadro più s quadro. Similmente possiamo andare a studiare la trasformata del coseno, che sarà differente unicamente per il numeratore, infatti troviamo s al posto di a. Per quanto riguarda invece il seno iperbolico, anziché avere una somma al denominatore, avremo invece una differenza s quadro meno a quadro. E questa volta è definito unicamente se s in modulo risulta essere maggiore di a. Stesso discorso per quanto riguarda il coseno
iperbolico di A per T, abbiamo S diviso S quadro meno A. Per poter svolgere qualche applicazione andiamo a vedere le proprietà della trasformata di Laplace. Una prima proprietà di cui gode è quella della linearità, ovvero la trasformata di una somma di funzioni definite in T è uguale al coefficiente A per la trasformata della prima più il coefficiente B per la trasformata della seconda. Invece la trasformata di una derivata, f', quindi derivata prima di f, è uguale ad s per la trasformata di f meno la funzione valutata nel punto 0 più. La trasformata seconda invece è uguale ad s quadro per la trasformata di f meno s per la funzione valutata in 0 più meno f per la funzione valutata in 0 più. Di conseguenza, generalizzando una generica derivata di ordine n, segue la seguente scrittura. Il prodotto invece di una funzione f per t è uguale a meno la derivata, abbiamo infatti il pedice primo, della trasformata. Quindi effettuiamo prima la trasformata, successivamente andiamo ad applicare l'operazione di derivazione. L'operazione inversa invece si verifica quando abbiamo una funzione del tipo f di t su t e vogliamo trovarne la trasformata di Laplace. In tal caso essa sarà uguale all'integrale tra s e infinito della trasformata in dθ. La proprietà di integrazione invece ci dice che la trasformata di Laplace di un integrale tra 0 e t di una funzione f di tau in dτ è uguale a 1 su s per la trasformata di Laplace della funzione f di t. Altre proprietà importanti invece sono quelle della traslazione. Se abbiamo una funzione f di t per l'esponenziale, essa sarà uguale alla trasformata di Laplace valutata in s-a. Se abbiamo invece una funzione traslata nel tempo, la trasformata di una traslata nel tempo è uguale alla trasformata della funzione f per un esponenziale dove abbiamo meno a con s. Infine vediamo una moltiplicazione per t all'ennesima potenza. In questo caso abbiamo che la trasformata di t alla n per f di t è pari a meno 1 alla n per la derivata di ordine n rispetto ad s alla n della trasformata di f. Andiamo a calcolare la trasformata di Laplace della seguente espressione. Logicamente possiamo calcolarlo in due modi. Il primo è immediato, è quello di utilizzare il comando che abbiamo visto precedentemente, ovvero Laplace transform, a cui andiamo a passare la nostra funzione, la variabile t e la variabile s, e il risultato è il seguente. Per vederlo in maniera più semplice possiamo anteporre il comando full simplify, che va a riarrangiare l'espressione nel modo più opportuno. Vogliamo ottenere a questo punto lo stesso risultato andando ad applicare quelle che sono le proprietà delle trasformate. Allora, in questo caso andiamo a effettuare la trasformata del coseno vedendo l'esponenziale come una semplice traslazione e la presenza di t al cubo, ovvero di t alla n per una funzione, si può semplicemente andare a tradurre come meno 1 alla n per una derivata di ordine n, in questo caso 3, della funzione di Laplace f di s. Innanzitutto quindi dobbiamo andare a valutare quello che è la trasformata di Laplace del coseno di 2t. La trasformata del coseno di at è la seguente. Semplicemente dobbiamo sostituire il valore 2 ad a. A questo punto utilizziamo l'esponenziale. L'esponenziale di kt per f di t è uguale alla funzione valutata in s-k. Di conseguenza dobbiamo andare a sostituire al posto di s, s più 2. Sfruttiamo quindi quello che è il comando replace all. A questo punto quindi abbiamo effettuato la trasformata di questo contributo, non ci resta che invece implementare il contributo di t al cubo. T al cubo si traduce come meno 1 elevato al cubo per la derivata, in questo caso di ordine 3, quindi sfruttiamo d, la funzione da derivare è la seguente, la variabile secondo cui derivare ed s e la derivata è di ordine 3.
A questo punto non ci resta che ottenere l'espressione più semplice con l'utilizzo del comando full simplify. Mettiamo tutto tra parentesi quadre e il risultato, come vedete, è lo stesso dell'applicazione diretta del comando Laplace Transform. Questa volta invece siamo andati a sfruttare le proprietà della trasformata di Laplace. Siamo andati a sostituire l'esponenziale con una semplice sostituzione, valutando la funzione in s più 2, e infine abbiamo tenuto conto di t al cubo andando a valutare la derivata di ordine 3 moltiplicata per meno 1 al cubo. Dobbiamo valutare la trasformata di Laplace della funzione g di t, definita come prodotto tra t, seno di t, e la funzione gradino unitario unit step. La trasformata di Laplace di g di t non è nient'altro che 2s diviso 1 più s quadro denominatore al quadrato. Tutto ciò è stato calcolato sfruttando direttamente quello che il comando Laplace Transform presenta all'interno del software Mathematica. Vogliamo aggiungere lo stesso risultato andando ad applicare le proprietà della trasformata di Laplace. Partiamo quindi con utilizzare la trasformata del seno. Trasformata del seno che è pari ad s diviso ad 1 più s quadro, come abbiamo valutato precedentemente. Ecco la trasformata di Laplace del seno di a per t. Non dobbiamo fare nient'altro che andare a sostituire al posto di a il valore unitario. Andiamo a questo punto a considerare la t all'interno della nostra funzione, andando a effettuare il prodotto per meno 1 alla n. Nel nostro caso n è unitario, quindi per meno 1. Ed effettuiamo la derivata prima della trasformata di Laplace del seno, quindi nient'altro che la derivata della nostra funzione rispetto alla variabile s. Il risultato, come vedete, è praticamente identico. Applicando direttamente il comando Laplace Transform del software matematico, oppure ricorrendo alle definizioni che abbiamo visto precedentemente valide per le trasformate di Laplace. Andiamo a effettuare un terzo esercizio. Ipotizziamo ad esempio di poter calcolare la trasformata della funzione g di t nel punto s uguale 2. In questo caso quindi possiamo immediatamente andare a valutare la trasformata di Laplace, soltanto che anziché porre la variabile s qui utilizziamo 2. Il risultato è 4/25. Stesso risultato si ottiene se, partendo dalla nostra espressione, andiamo a effettuare il comando replace all e nella nostra espressione al posto del valore s andiamo a sostituire il valore 2. Da un punto di vista matematico, nel nostro esercizio non abbiamo fatto altro che applicare la seguente formula, dove al posto della f abbiamo logicamente la nostra funzione g di t e moltipliamo per l'esponenziale non di meno st ma di meno 2t, poiché appunto la nostra s è stata posta uguale a 2. Grazie per l'attenzione, per qualunque domanda o altra curiosità non esitate a lasciare un commento oppure ad inviare un messaggio email. Grazie a tutti.